Potremmo definirla una fase di niente, quella attuale sui mercati delle cripto, perché Bitcoin in pratica non sta facendo nulla da un bel po' di giorni, sale e scende, ma in sostanza è fermo verso la quota di 60.000 dollari, un po' di meno in questo momento, ma soprattutto questa perdita di tempo in un momento di questo tipo, cioè a livello di timing, all'inizio di un ciclo di natura mensile, non è proprio bello. Anche se lascia uno solo spiraglio nei prossimi giorni per fare una cosa, cioè creare un pattern che andrebbe a invertire questa fase attuale, dando un po' maggiore spinta alla parte finale del mese di agosto. Ma ancora, come siamo adesso? In questo momento non ci siamo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi lancio la moneta, ragazzi, perché non l'ho lanciata in questa settimana e è uscito che saliamo, ma ovviamente saliamo fino a domenica, perché poi la rilanciamo lunedì. Vabbè, allora, detto questo, buon Ferragosto a tutti quanti. Non ci siamo visti nella giornata di mercoledì, ragazzi, perché è la vigilia di Ferragosto, ovviamente io sono fuori, quindi non ho modo di stare sempre sul pezzo, ma poi soprattutto non è successo assolutamente nulla, quindi non aveva molto senso, diciamo. Anche se a me piace sempre stare in vostra compagnia, lo sapete, praticamente faccio video anche durante la notte di Natale, però in questo contesto, diciamo, non aveva molto senso. E quindi ci rivediamo oggi per fare il punto della situazione, analisi ciclica, analisi tecnica e quelli che sono gli scenari di breve periodo. Quindi non andiamo ad analizzare cose di medio-lungo e tutto quello che sta succedendo, bensì le news più importanti di questa settimana, come sta andando questo mese di agosto, e andiamo un po' a comprendere anche gli scenari di breve periodo a livello ciclico, perché ce n'è uno in particolar modo, quello che vi stavo dicendo prima, che si sta andando a delineare, ma che ha bisogno di uno sprint proprio nei prossimi giorni, e se non ci sarà lo sprint non mi piace per niente. Iniziamo con i dati del calendario macroeconomico, ma vi ho messo qui una tabellona che andiamo ad analizzare, ragazzi, che è una figata pazzesca fra pochissimi minuti, perché il calendario economico in sostanza è, ha un dato solo importante relativamente. L'IPC, il tasso di inflazione degli Stati Uniti su base annuale, scende al suo minimo degli ultimi, dell'ultimo anno più o meno, cioè 2,9 punti, e in pratica uno dei livelli più bassi, perché qui avevamo avuto il 3% e insomma sotto il 3 non c'era mai sceso, quindi la prima volta dalla luglio del 2023, nell'ultimo anno perde uno 0,1%, quindi inflazione migliore del previsto, perché è più bassa ma ancora lontana dai target, che secondo me presuppone un abbassamento dei tassi ormai quello standard, cioè quello che la Banca Centrale Americana ha già programmato, senza né shock né cose particolari né varie follie che si attendono, cioè in pratica quello di settembre con un ribasso dei tassi interesse di uno 0,25 e poi a dicembre probabilmente un secondo ribasso. C'è molta confusione a dicembre, perché qui ci sarà da attendere quelli che sono i dati di natura macroeconomica, in quanto un po' il dubbio è venuto che l'economia stia rallentando, causata sia dalla questione legata al tasso di disoccupazione, che era un po' cambiato negativamente, e sia agli altri indicatori di rallentamento economico che un po' si facevano vedere. Quindi c'è un po' la preoccupazione che l'economia possa rallentare in maniera estremamente veloce, quindi i dati attuali non sono rappresentativi così tanto di quello che potrebbe avvenire, e perciò da questo punto di vista c'è molta confusione. Tendenzialmente dovremmo avere in ogni caso un taglio di un altro quarto di punto a dicembre, per un totale di 0,5 in meno sui tassi di interesse dell'inflazione, quindi un allentamento della politica restrittiva, che però non muta lo scenario attuale, anzi sarebbe praticamente quello che già è visto, è già scontato dal mercato, quindi questo allentamento dei tassi non produrrà nessun effetto in termini macro, perché l'ho già prodotto se c'era un effetto da produrre. Anzi, in alcuni casi, soprattutto nei mercati classici, quando la banca centrale inizia una politica di taglio dei tassi di interesse, i mercati azionari di solito non vanno bene, anzi affrontano insomma dei periodi burrascosi. Detto questo, ragazzi, non sono uscite in questa settimana altri dati rilevanti che insomma vanno spiegati, cioè ci sono sempre dati importanti, però nulla di trascendentale rispetto a quello che ci attendevamo. Passiamo a questo punto alla tabella che vi
avevo promesso prima di fare un'analisi invece ciclica, soprattutto un'analisi importante, quella di breve periodo, per la questione attuale di Bitcoin. Allora, una cosa da sulla quale ragionare: i mesi di agosto e il mese di settembre, vi avevo già detto nel video iniziale, quello che facciamo all'inizio del mese, che non sarebbero stati statisticamente non sono stati, è come io di dire, così positivi, soprattutto settembre, a dire la verità, più che agosto. Agosto infatti è un mese di cincischiamento con una oscillazione che più o meno è laterale negativa, mentre settembre di solito è negativa, e questo va preso in considerazione. Però quest'anno sarebbe il terzo anno di fila che agosto sta diventando negativo. Siamo al 16 d'agosto, ancora manca un po' di tempo, però qui siamo all'inizio anno, da inizio mese a meno 10%. Ovviamente se dovrebbe essere settembre negativo e agosto lo chiamiamo così, non è una cosa buona, perché in realtà io ho ancora fiducia del fatto che agosto in fase finale possa recuperare qualche punto percentuale e lasciare poi a settembre l'onere di andare a fare un mese non troppo delicato. Però andremo a vedere, anche perché essendo queste delle serie storiche non è che hanno un'attendibilità statistica così tanto rilevante. Parliamo sempre di serie storiche, di stagionalità. È anche vero che il quarter numero 4 per i mercati cripto è sempre stato il quarter più importante, e che quindi iniziarlo, cioè il Q4 ragazzi, e che quindi iniziarlo da un punto basso presuppone la possibilità magari di andare a fare numeri più importanti. Vi ricordo che lo scorso anno al quarter Q4 abbiamo fatto un 56,9, seguito poi dal Q1 del 2024 da un più quasi 70%, quindi non è che sia, diciamo, cosa da niente. Tra le altre cose, i precedenti quarter e Q4, a parte quelli dei bear market, sono stati tutti positivi, ma anche di cifre abbastanza rilevanti. Anche il Q2 di solito è positivo per Bitcoin, mentre quest'anno, vedete, è stato negativo. Quindi poi alla fine queste statistiche noi le guardiamo, però dovete sempre comprendere che sono serie storiche, ciò non significa che non si possa andare a verificare uno scenario diverso. Hanno una probabilità perché noi analizziamo il fenomeno della stagionalità, cioè ad agosto e settembre c'è poco movimento sui mercati e spesso i mercati delle cripto vanno a performare male, mentre il Q4, che è il trimestre, quello che porta al rally natalizio, performano bene per un fenomeno di natura stagionale. Non è che ci sia dietro qualcosina, però in un contesto del genere, con una ripartenza di un nuovo ciclo annuale che potrebbe avvenire in effetti da settembre in poi, se non parte da settembre, ottobre in poi inizia a essere un po' problematica, dovremmo un po' ragionare delle cosette, perché è un po' troppo lungo poi dopo, però purtroppo i cicli di natura ternaria come quello attuale sono così, ragazzi, sono più difficili, e anche quelli che hanno una deviazione standard praticamente così ampia che serve a poco, insomma, no? Andare a ragionare su queste cose, giusto? Un aiuto ce lo dà in termini di momentum, però non fa grandi cose perché c'è troppa deviazione standard nei cicli di natura ternaria. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere a questo punto la questione legata all'andamento di questo ciclo mensile. Dal lunedì 5 agosto è iniziato quindi un nuovo ciclo mensile. Questo livello di analisi ciclica è la cosa che sappiamo più di tutti, quindi passiamo ad analizzare la questione analisi ciclica. Questo ciclo mensile, che teoricamente viene da un ciclo mensile precedente che è stato di natura ribassista e che non abbiamo ancora idea se ha chiuso un ciclo superiore, quindi un annuale, un trimestrale o meno, ma sappiamo che se siamo ancora nel precedente ciclo, questo qui non sarà positivo, bensì sarà negativo, e quindi non avrà spazio di fare nient'altro che questa roba qui. In sostanza, continuare questo trend laterale ribassista che è in atto da ben marzo del 2024, ragazzi. Quanto tempo ci vuole per i mercati per ripristinare un trend? E quanto durano poco i trend, quelli importanti? Durano pochissimi mesi a fronte di anni interi di oscillazione, così. Quindi fatene tesoro anche nelle vostre strategie di investimento quando andate a ragionare su queste cose, e anche soprattutto limitate le vostre aspettative a quelli che sono dati oggettivi. E questo non è un dato che esiste solo sulle cripto, ma esiste anche sui mercati classici, anche soprattutto di più anche sui mercati classici,
Perciò è un dato oggettivo che ormai è dato per scontato, diciamo così, l'80% del tempo gli asset finanziari, i mercati finanziari oscillano in concessioni laterali rialziste o ribassiste, il restante 20% fanno trend delineati, quindi fate voi un po' i conti, quanto tempo oscillano senza in pratica fare nulla di che e lì si può guadagnare solo con attività di trading mirate. Allora, in questo ciclo di natura mensile, siamo arrivati a una decina di giorni qui. Qui sembrerebbe che Bitcoin stia tentando di chiudere una specie di settimanale da 10 giorni, perché qui il 7 giorni, che era secondo me anche un ciclo fatto, è andato ribassista, quindi è stato vincolato al ribasso. Quindi nei cicli più brevi questa configurazione non è per niente positiva, in quanto se noi indichiamo che qui è stato chiuso un settimanale ed è iniziata una nuova struttura ciclica, questa è già vincolata al ribasso. Ciò significa che fino a quando questo ciclo qui non verrà concluso, non è possibile avere un nuovo trend rialzista anche di brevissimo. Quindi, in sostanza, o qui nella giornata di ieri ha fatto un minimo chiudendo una fase ciclica a 10 giorni, è un po' corta, già ve lo dico, e qui può iniziare a rimbalzare, altrimenti non c'è storia, deve andare ad allungare questo ciclo di almeno 2-3 giorni. Di solito durano questi cicli a intorno ai 12-15 giorni, quindi è un po' corto, però ci sono quei cicli ternari dove i mensili si sviluppano a cicli da 10 giorni, fanno 10-10-10 più o meno. Ovviamente non è proprio così, sarebbe magia, no? Se fosse così, ragazzi, però in linea di massima uno sviluppo di un ciclo da 30 giorni circa può avvenire in forma binaria, quindi facendo più o meno una metà, 15-16 giorni, e un'altra metà, oppure in versione ternaria facendo tre piccoli pezzi, 10-10-10, no? Giusto per dire, si fa in questo modo. Però in linea di massima, fin tanto che non abbiamo segnali di natura tecnica, qui in pratica noi dovremmo considerare che siamo ancora nel ciclo precedente, che quindi c'è delineata una struttura che difficilmente avrà nei prossimi 2-3 giorni possibilità di fare grandi numeri, a meno che, appunto, non vi ripeto, qui non è stato chiuso un ciclo da 10 giorni, che è una casualità. Per avere una notizia più importante, diciamo un dato più importante da un punto di vista statistico, dovremmo almeno domani superare i massimi della candela di oggi. A quel punto potremmo indicare magari l'inizio di una nuova struttura ciclica, ma comunque, fin tanto che questo super spartiacque adesso che è diventata il livello di 62.000 dollari, un livello stra importante, non verrà battuto con una chiusura in daily al di sopra di questo livello, non si andrà a verificare alcuna inversione di tendenza rispetto al dato precedente, che continua ad essere un super laterale ribassista in voga da marzo del 2024. Quindi, fin tanto che i 62.000 dollari non verranno battuti in prima istanza, neanche nel breve periodo, avremo un'inversione di trend degna di nota. Alzeremo in questo limbo e continueremo ad essere in pratica in questo limbo. A livello di analisi ciclica, cosa presuppone il concetto di avere un inizio ciclo mensile così debole? Allora, le figure cicliche si vanno a sviluppare in questi contesti di solito sono legate a due strutture diverse, cioè l'inizio di un ciclo in generale debole non è indicativo di un ciclo ribassista, cioè non è che è un'indicazione così importante da identificarlo e dire: ok, questo è un ciclo che sarà ribassista perché nei primi 10 giorni è stato debole. Non è così. È la forma della struttura di quel ciclo che cambia un po' l'esito di questa considerazione. Cioè, i cicli deboli che iniziano, per esempio, come questo, che addirittura è stato ribassista il precedente, ma comunque era iniziato, vedete, debole, ma è una casualità, questo ve lo garantisco. È una struttura fatta in questo modo, presuppone magari più forza nella parte finale del ciclo. Ora, qui addirittura poi è reversato in maniera importante, ma è un'anomalia, di solito non avviene una cosa del genere. Mentre i cicli che iniziano con uno spuntone iniziale molto forte, con un rialzo che avviene molto forte nella
parte iniziale, poi di solito virano al ribasso, come questo qui per esempio, che ha fatto, vedete, questi giorni al rialzo, poi ha tentato e poi ha virato al ribasso, o anche questo qui che ha fatto i primi giorni, guardate, al rialzo e poi è virato al ribasso. Sostanzialmente qui anche in questo caso abbiamo uno spuntone bello pronunciato, perciò nel momento in cui un ciclo del genere si indebolisce e non riesce a recuperare in breve tempo questo livello di prezzo dei 62.000 dollari, il rischio che si vada a diventare un ciclo ribassista e quindi rompere questi minimi, ragazzi, e qui stiamo parlando di una roba del genere, ve lo dico in maniera molto chiara, quindi ritorno intorno ai 50.000 dollari almeno, e anche più giù, se il rischio di fare questa cosa aumenta in pratica ogni giorno di più dal passare del tempo, perché già quando saremo magari dopo i 15-16 giorni il rischio diventa molto molto alto. Quindi ribadisco, il mancato superamento di quota 62.000 dollari nei prossimi giorni, che magari non è oggi o domani ma deve avvenire già dal 20 in poi, diventa estremamente importante. Dal 20 agosto in poi, tra 4 giorni, diventa estremamente importante il raggiungimento dei 62, se è superati tra l'altro. Se non lo fa, il rischio di assistere a un nuovo mensile ribassista e quindi andare a fare un minimo già a settembre è molto pronunciato. Questa è la morale della favola, giusto per non avere mezzi termini e mezze misure. C'è da dire che al momento, visto anche la pochezza di volumi, c'è insomma da attendere secondo me, ma che comunque, guardate qui anche la struttura lineare, qui non c'è stato alcuna forma di inversione di trend, e anche un trend di brevissimo, prima del superamento almeno dei 61, in questa zona non avverrebbe nessun superamento, insomma, di inversione di trend. Quindi ragazzi, laterale ribassista resta per Bitcoin, solo un breakout di 61.000 prima, 62.000 poi, quello più importante, cambierebbe ovviamente cambierebbe lo scenario attuale, scenario che a un punto di vista anche di ciclo annuale non fa una piega nell'andare a tentare di fare nuovi minimi anche a settembre. Ve l'ho spiegato, perché il ciclo annuale è di base arrivato a circa 329 giorni da questa partenza. Facciamo partire il ciclo annuale di un movimento più ternario dall'11 di settembre. 329 giorni secondo me sono sufficienti se vuole fare un movimento ternario, quindi da circa 300 giorni l'uno per questo ciclo maxi da 2 anni. C'è da dire che però io già molto tempo fa vi avevo già accennato all'ipotesi che nei cicli centrali i mercati potrebbero anche andare a realizzare dei cicli annuali normali, tra virgolette, cioè da 450 giorni circa per quanto riguarda le criptovalute, e in un contesto del genere significherebbe che questo ciclo qui potrebbe allungarsi veramente tanto, e quindi non siamo in condizioni attualmente di poter comprendere bene quando c'è una scadenza temporale adeguata per dire da qui in poi avanti non si va, perché possiamo arrivare con tranquillità addirittura a dicembre del 2024, con tranquillità, ragazzi, ve lo dico in maniera chiara. Certo, un ciclo che vuole andare a fare nuovi numeri, che arriva a dicembre 2024 a fare nuovi minimi, un po', no? Stride, e questo lo sappiamo, però era per spiegarvi come dai cicli lunghi in questo momento difficilmente riusciremo a ottenere fino ai prossimi mesi qualche informazione, a meno di una chiara e netta indicazione da parte del mercato, cioè l'andare a superare i nuovi massimi, questi qui, i massimi storici di marzo. Fino a quando non avviene questo, non potremmo in nessun modo dire che ha chiuso un annuale, e quindi a livello operativo questa cosa, capite bene, è poco utile. Quindi a livello operativo bisogna ragionare sui cicli mensili, questo ve lo sto dicendo, e sarà così fino a dicembre. Non c'è santo che regga, cioè questo è il mercato, quello che sta facendo, ed è questo quello che ci comunica. E in un contesto del genere andare a trovare varie soluzioni miste, brevi, con 1000 indicatori, 1000 calcoli, eccetera, è un giochino
fatto a casa per cercare cose che alla fine non esistono, perché il mercato va guardato per quello che sta facendo e va analizzato in termini molto larghi in un contesto del genere. Perciò, ragazzi, io preferisco e prediligerò nei prossimi mesi l'analisi dei cicli di natura mensile e trimestrale, che secondo me possono dare invece grandi soddisfazioni, perché prima o poi partirà quello giusto, che è il primo dell'annuale. Ma guardare l'annuale e quindi contesti medio-lunghi in un contesto del genere è poco produttivo, perché a livello statistico non ci dà un grande vantaggio. Quindi a che serve? Va bene? Allora, detto questo, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa fase e ovviamente scrivetemi tutto nei commenti. Come sempre vi auguro buon weekend, il weekend di Ferragosto, spaccatevi alla grande, ma guidate solo se siete sobri. Ciao!